Ma Empoli che c'era nel 2004? Ecco perché oggi siamo qui, perché noi l'avevamo previsto. Ringrazio la Brenda Varnini perché si è domandato come mai l'opposizione in certi momenti votano a favore ai regolamenti urbanistici e come mai adesso si va a difendere il regolamento urbanistico. Però una domanda l'ha fatta. Ci sarà un motivo perché il nostro candidato nel 2004, Massimo Marconcini, con l'amministrazione Bugli si è dimesso e non ha votato il regolamento urbanistico e il suo gruppo a cui faceva riferimento e fa riferimento, penso ora perché c'è ancora la tessera, quindi è un uomo di sinistra, quindi non ha cambiato bandiera. Noi ci ritroviamo che in quell'adozione di Bugli non parteciparono ai voti. Noi nel 2004 abbiamo votato contro il regolamento urbanistico perché si vedeva che c'era qualcosa che non funzionava, ma che vi sembra normale oggi fare questa riflessione e dire su 49 PUA due sole convenzionati e come sono stati convenzionati? Vuol dire che era una previsione che non aveva fondamenti, però non si cambiano le regole distruggendo tutto il lavoro fatto in questi 5 anni. Questa è la questione, e che i cittadini hanno presentato PUA perché le regole erano quelle, l'hanno rispettate. Noi ci troviamo ora in una situazione che 18-19 PUA, non so nemmeno più quanto sono stati presentati, sono lì fermi e non penso sia tutta colpa di chi l'ha presentato. No, il sindaco ha detto il 10 marzo in conferenza stampa che non è un lavoro buttato via, non lo so come fa a rifletterci, però sembrerebbe nella sua buona fede, io credo nella buona fede, che quel bando per la giunta sia un bando che non butta via tutto il lavoro fatto in questi 5 anni. Noi crediamo che questo bando azzeri tutto e non dia prospettiva. Noi ha sempre votato contro il regolamento, come è nato il regolamento urbanistico. Abbiamo fatto nottate per fare gli emendamenti, per migliorarlo. Qualcuno poi è stato... Le famose osservazioni, abbiamo fatto le 4 di notte, le 5 di notte, quindi si è dato l'impulso per cambiare la rotta. Voi avete continuato e oggi ci troviamo qui fermi un'altra volta. Abbiamo perso, se tanto mi dà tanto, 7 anni. Perché ripeto, la normativa regionale dava potere ai sindaco di fare un suo piano, non diamo la colpa agli amministratori precedenti, non diamo discontinuità, si vuole dare discontinuità, la potevate dare discontinuità, la potevate dare in più occasioni. C'è stato un regolamento urbanistico, è stato un po' corretto, in quell'occasione lì non l'avete avuto coraggio di andare oltre. Lo sapevate che il 26 gennaio del 2010 scadeva tutto, quindi è la volontà politica di non voler proseguire per quella strada. È una scelta. Allora non diamo la colpa all'area tecnica e basta, che chiaramente immagino aveva contribuito. Ma l'ultima firma l'ha messa il sindaco sulla delibera della giunta, la votazione l'avete fatta voi, quindi la condividete. Quindi se, e ancora stasera aleggia, non si sa bene se questa situazione, se c'è fiducia o non fiducia nei vostri dirigenti, che è una vita che ci lavorate insieme, se c'è ancora, se non c'è ancora, se vi siete salutati, non si sa. Quindi noi usciamo stasera e non sappiamo domani cosa effettivamente avete in testa. Ci piacerebbe che nell'ultimo intervento di sindaco o chi per lei ci illuminasse qualcosa di diverso rispetto a sabato mattina e a stasera, perché non abbiamo sentito nulla. L'unico intervento di sindaco è stato quello di difendere il bando. Cosa avete intenzione di fare? Si aspetta il 29? Non ci date niente segnali? Né a noi né alla città, perché come le date a noi le date anche alla città. Io credo una responsabilità di un sindaco sia quello di un attimino dare prospettiva, ma
No, pensare alle piste ciclabili e basta, pensare alle infrastrutture, pensare che qualcuno deve fare quelle opere importanti che la città ne ha bisogno. Si vorrebbe una risposta un po' più stringente e sapere cosa questo lavoro fatto sabato e oggi e anche per voi immagino di sabato notte e di domenica pomeriggio abbia partorito qualcosa di svolta per questa città, oppure volete continuare con questo sistema? Ci piacerebbe saperlo stasera. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri? Io invece un po' vorrei puntualizzare, perché ho in mano in qualche modo alla richiesta che ha fatto Brenda Barnini, quello è stato i vari interventi che sono stati fatti il 10 marzo, e vado a leggere. Brenda Barnini, capogruppo PD in Consiglio Comunale Impoli, Simona Salvatori, segretario PD Cittadino, intervengono nella questione della delibera di giunta sull'urbanistica. Aperte virgolette, bene l'atto approvato alla giunta, un segnale chiaro in favore del recupero edilizio e della realizzazione delle opere pubbliche. Adesso è opportuno una seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata all'urbanistica, straordinaria e non ordinaria. Siccome parlava in relazione alla delibera di giunta sull'urbanistica e qui è anche sottolineato, non so cosa pensava di cui si venisse a parlare stasera. Secondo aspetto, in un intervento successivo dice uno degli obiettivi del vecchio piano era il recupero dei volumi e le aree dismesse. Ad oggi però nessuno di questi interventi ha visto una concreta realizzazione, sicuramente per la crisi del mercato immobiliare, ma prevalentemente perché per fare il recupero non basta approvarne la previsione del Consiglio Comunale, servono indici e regole che lo rendano realmente appetibile e competitivo. Ora, siccome mi è stato detto più volte stasera che avete letto questo bando e che mettete in discussione che la cittadinanza o che noi non si possa aver letto bene il bando, io ve l'avevo già chiesto sabato e ve l'avevo chiesto anche nei corridoi. Mi spiegate, visto che non sono un tecnico, quali sono gli indici che rendano appetibile e competitivo questo bando rispetto a quello che c'era prima? Perché se qualcuno mi spiega che con questo bando per loro lo rende appetibile e competitivo, è segno che io non ci ho capito nulla e sono disposto a tornare indietro su tutte le mie decisioni. Basta che qualcuno ce lo spieghi, siccome tecnici l'avete voi, bando l'avete fatto voi, io vi dico spiegatemelo, sono disposto. Addirittura qualcuno di voi, quando venne fuori a delibera, avevo chiesto se c'era modo di fare un incontro con l'ufficio tecnico del comune per avere la sua versione, perché giustamente dico io può darsi che abbia solo una versione che quindi non riesca a vedere un quadro complessivo. L'ho parlato anche con un assessore, questo incontro non c'è stato. O perlomeno poi c'è stata la famosa commissione dove a domande precise non è stato dato risposte. Per cui è ovvio che qualcuno dà per scontato e forse le indicazioni ha tirato fuori leggendo questo bando potessero essere corrette. Siamo disposti anche stasera se voi ci spiegate perché per loro diventa competitivo e accessibile e appetibile. Altro aspetto è se poi si dice diventa competitivo e appetibile per i comuni. Allora, questo è un altro punto di vista. Perché qui si va a dare, e ripeto, non siamo contrari all'ecosostenibilità, ai cemento zero, tutte cose sono nella nostra lista e su cui io credo e su cui sono disposto a scontrarmi con tutto. Ma spiegatemi perché allora do 40 punti per fare una strada e arrivo massimo a 15 punti se io vado a fare l'aumento dell'isolamento termico o l'utilizzo di fonti energetiche rinnovate, da 15 punti a 40 su 51 è il minimo che io posso raggiungere. Tra l'altro ci dice, io mi aspettavo che voi discutesse del futuro della città, non ce n'avete dato modo, voi siete arrivati a un qualcosa di già fatto, quindi noi siamo oggi qui che
siamo costretti a discutere, ve l'abbiamo detto, su qualcosa che già esiste, con la difficoltà che se noi per caso oggi l'avessimo bocciata questa delibera, tutte le persone nel corso dei 45 giorni presentavano un progetto e che vincevano il bando legittimamente perché era con delle regolamentazioni che gli avevate dato, noi eravamo in difficoltà perché da una parte si era ritirata, si era bocciata, dall'altra qualcuno aveva vinto il bando legittimamente, tirato fuori da Bini. Ora dico, in tutte queste situazioni, non è che poi rigirandosi o discorsi tutti si debba passare da quelli riportati alla piena. Io non sono un tecnico, ma stupido, fino a prova contraria vorrei che qualcuno mi ci prendesse per stupido. Poi me lo spiegate e io sono disposto a dire che non me ne intendo. Su quello siamo d'accordo. Ritorno, siccome volete parlare con i cittadini, avete l'occasione stasera per dargli delle indicazioni, uno sull'ufficio tecnico, l'altro su quello che avete intenzione di fare da questa delibera, da questo regolamento, eventualmente quali sono punti appetibili. Ce lo dite, noi andiamo a letto soddisfatti e se ci avete un vinto diremo a loro che effettivamente avete ragione, perché per il bene della città. Ci sono finiti di mezzo loro, ma per il bene di Empoli. Siccome non lo vediamo, ma non lo vediamo in 12. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri? Sì, in fondo la giunta può intervenire sull'ordine del giorno, sì. Ci sono altri interventi? Bene, Abini, prego. Io non ho la forza di riprendere tutta la questione dall'inizio, ma ha fatto Giacomelli giustamente nel suo intervento, perché credo Giacomelli, se non ci hanno risposto tra sabato mattina e tutta stasera, dubito che queste risposte vengano nell'ultimo scampo di discussione sull'ultimo ordine del giorno. Nel merito dell'ordine del giorno, sì, del penultimo ordine del giorno, nel merito del documento del PDL noi condividiamo la stragrande maggioranza di quello che c'è scritto, fatto salvo appunto il punto numero 3, ne condividiamo anche gli emendamenti, così faccio economia sugli interventi ulteriormente. Non condividiamo il punto 3 perché è lo stesso che proponeva prima l'UDC, cioè quello sullo sblocco automatico di tutti i PUA, per i motivi che dicevo nell'intervento e che abbiamo messo appunto in modo diverso nel nostro documento, cioè di sbloccare i 31 automaticamente e di fare un ragionamento sugli altri 18. Il ragionamento è chiaramente va fatto nello strumento che ci siamo dati, come dicevo prima. Per quanto riguarda l'intervento di Barrini, visto che tutti sono andati a ruota libera su questo ordine del giorno, nessuno si è attenuto a questo, dirò due cose. Allora, il problema è che non è che noi, Brenda, non è che noi siamo perplessi per i 12.000 metri divisi tra 3.000 e 9.000. Io lo dissi sabato nell'intervento complessivo sulla questione, la nostra perplessità è soprattutto e più che altro per quei 12.000 che sono a servizi e commerciale, su cui abbiamo ipotizzato e speriamo di sbagliarci, siccome tra l'altro veniva fuori anche con la discussione che lì in quel caso sembra che gli indici PAS aumentino, quindi in modo diciamo strano rispetto a quanto avviene per tutto il resto della città, cioè per tutti gli altri piani urbanistici, quelli industriali e residenziali, si riduce l'indice, mentre lì aumenta. Siccome quella zona lì dove questi PUA, in particolar modo una parte di essi, nell'area est della città insistono, siccome ci sono tutti altri problemi legati alla viabilità di quell'area, interventi e sanatorie ad hoc, mi riferisco evidentemente alla variante Kabel, siccome ci sono anche tutta un'altra serie di questioni, il nostro dubbio era legato al fatto che questo bando in realtà serva, perché lo ribadisco visto che ognuno ha tirato le fila del proprio intervento, il nostro dubbio era che questo bando serva a tenere ferma la città per quanto riguarda il residenziale e quindi a non dare le risposte a questi cittadini, ma serva a sbloccare una parte di servizi e commerciale che a loro volta servono a far quadrare i conti e la viabilità in quell'area est della città dove si è operato per variante ad hoc. Noi abbiamo questa convinzione, vedremo il 28 come andrà, il 28, 29, insomma quando scadrà il bando, quello che sarà il risultato del bando, speriamo di sbagliarci perché evidentemente non crediamo che questo farebbe l'interesse della città. Sulla questione poi che poneva Barnini sulla votazione
rispetto allo sblocco di tutti PUA, ho già detto, per cui noi siamo su quel punto, è il terzo, il comma 3 dell'ordine del giorno del PDL, voteremo contrariamente, mentre sul resto dell'ordine del giorno voteremo a favore. Bene, ci sono altri? No. Quanti sono i votanti? Prego, consiglieri. Esce Caccione? Esce Caccione. Caccione esce, sì.